come la classe media della santità. Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il Signore ci presenta attraverso i più umili membri di quel popolo che partecipa pure dell'ufficio profetico di Cristo col diffondere dovunque la viva testimonianza di Lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità. L'aspetto particolare proposto per la catechesi di questa sera, nel quadro generale del tema questioni o questione di morte o di vita, è il seguente. Morire per vivere. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Procedo nel modo più semplice, attenendomi al testo evangelico, considerato nel suo immediato contesto, fatto distribuire proprio un passo del Vangelo, quello che ci riguarda, con il breve richiamo di passi paralleli degli altri evangelisti e di qualche brano delle lettere paoline che possono aiutarci a una migliore comprensione del nostro tema. La pericope in cui si inserisce il testo nostro è la seguente, dunque. L'avete in mano. Convocata la folla, Gesù, insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria vita? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi». E diceva loro: «In verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza». Si tratta di 5 detti del Signore collocati prima della trasfigurazione. Essi, questi testi, questi detti, si trovano anche in Matteo e in Luca, Matteo 16, 24, 28 e Luca 9, 23, 27, e con qualche particolare sottolineatura. E ne abbiamo traccia anche nel Vangelo secondo Giovanni 12, 24, 26. Non sappiamo se Gesù abbia pronunciato queste 5 sentenze in un'unica occasione o in momenti diversi, e se comunque compongono un annuncio unitario e strettamente conseguente negli elementi che lo compongono. Rinnegare se stessi, prendere la propria croce e seguire il Signore, quindi offrire a Lui la vita, perderla per Lui, significa salvarla, perché Lui è la vita. Agire in modo opposto, guadagnare anche il mondo intero, quale valore può avere se ciò non comporta la salvezza della vita, di cui nulla è più prezioso? Poi abbiamo il versetto 38. L'atteggiamento assunto dagli uomini dinanzi alla croce del Signore e al suo Vangelo sarà la discriminante nella distinzione che egli opererà alla conclusione della storia.
E poi l'ultimo versetto, un preannuncio della pienezza e dello splendore della vita dopo la resurrezione, alcuni l'avranno già in terra. Chissà, forse il Signore pensa alla trasfigurazione a cui assisteranno Pietro, Giacomo e Giovanni. Comunque, uniformarsi a Lui qua giù comporta già una iniziale partecipazione alla gloria futura. Per gli apostoli seguire Gesù dovette essere entusiasmante all'inizio. Essi poi capirono a poco in maniera sempre più chiara ciò che tale sequela comportava ed ebbero reazioni anche di rifiuto. E ricordiamo per esempio il rimprovero di Pietro al Signore dopo l'annunzio da parte del Signore della passione e della morte che avrebbe dovuto subire. Solo dopo la resurrezione il mistero si disciolse. Ed anche allora, però, passo dopo passo, il giorno stesso dell'ascensione, stando agli atti degli apostoli, e gli apostoli non avevano ancora del tutto compreso il mistero di Gesù. Andare dietro a Gesù rinnegandosi significa uscire da se stessi, uniformarsi a Lui nel suo cammino. Significa avere i suoi stessi sentimenti, vivere fino a vivere la sua stessa vita. Non sono più io che vivo, diceva l'Apostolo Paolo, ma Cristo vive in me. Uscire da se stessi, abbiamo detto, e cioè lasciare da parte il proprio io, il proprio egoismo, aprirsi alla vita, diffondere la vita. Uscire da se stessi significa donarsi, espandersi come si espande la luce, perché la vita è dono e il dono si comunica proprio ad imitazione di Dio, essendo la vita un riflesso di Dio che è luce di amore. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Salvare la propria vita, cioè riferire tutto a se stessi, vivere nel e del proprio egoismo. Penso a un uomo o a una donna che abbiano in programma solo la realizzazione personale, che si aprano al mondo che li circonda solo per attirare a sé i benefici che possono riceverne, che ad altro non mirino che alla propria crescita, al conseguimento della ricchezza, del potere, del piacere sognati. Quest'uomo e questa donna perderanno la vita. Saranno travolti nella morte insieme ai beni che hanno accumulato, perché questi sono stati la loro vita e questi beni non hanno che la durata di un giorno. E penso all'atteggiamento del cuore anche che può animare una condotta di questo genere, mancanza di impegno, superficialità, durezza cinica, nel guardare i problemi che rendono angoscioso il cammino del prossimo, ingiustizia o addirittura sopraffazione per conseguire i propri intenti. E quanto riguarda un uomo o una donna, singoli, può riguardare una famiglia o addirittura un'intera società, che ad altro non guardino che al proprio esclusivo interesse. Con una famiglia che non spinga lo sguardo fuori delle mura della propria casa intristisce nell'aridità e nell'insignificanza. Così una società chiusa esclusivamente nella ricerca del proprio benessere esaurisce giorno dopo giorno la sua linfa vitale. E
Chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. E si può indubbiamente perdere la vita per una causa buona che non sia dichiaratamente Gesù e il suo Vangelo. E dinanzi a chi compie un gesto simile non si può non rimanere ammirati. Sappiamo che lo Spirito del Signore suscita prodigi in ogni luogo e in ogni tempo. Si tratta di casi di estremo interesse che meritano grande attenzione, considerazione e gratitudine. Nel nostro testo, però, il Signore parla dell'offerta della vita per causa sua e del Vangelo. Chi lo farà, dice, il Signore salverà la propria vita. Lui, infatti, Gesù, è la vita. Consegnarsi totalmente a Lui significa perciò vivere, vivere la vita eterna, perché tale è la sua vita. Ricordiamo riguardo alcune espressioni esplicite del Signore. Io sono il pane della vita. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Io sono la resurrezione e la vita. Io sono la via, la verità e la vita. E gli chiede di dare la vita per causa sua e del Vangelo, vale a dire, in povere parole, di indirizzare a Lui, alla sua causa, tutto quello che siamo e che operiamo nel bene. A riguardo, per una migliore comprensione, può aiutarci, credo, un brano dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi 1:24. Ecco, Paolo confidava ai destinatari di questa lettera quanto segue. Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che manca dei patimenti di Cristo nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. L'Apostolo, nell'esercizio della sua missione, nell'affrontare le sofferenze e le tribolazioni che essa comportava, vedeva un compimento di ciò che ancora gli mancava di donare a Cristo a favore del suo corpo, la Chiesa, il corpo di Cristo. Non che ai patimenti del Signore e mancasse ancora qualcosa, il sacrificio del Signore è perfetto, non manca assolutamente nulla, ma con lo svolgimento della sua missione Paolo rendeva sempre più perfetta la propria partecipazione al mistero del Signore, recando così giovamento anche a tutti i membri della Chiesa di cui Paolo, come tutti noi, faceva parte e facciamo parte. Forse non sono riuscito ad esprimermi con chiarezza, ma a me sembra che qui venga indicata la missione di ciascuno di noi, in quanto per partecipare sempre più pienamente alla vita di Cristo dobbiamo offrire a Lui per il bene della Chiesa ogni azione. E farlo non è certo facile, è anzi impossibile senza la grazia. E si tratta di camminare a testa alta, di sostenere con coraggio il peso di ogni giornata, non trascinandosi con paura o con scarso impegno. Non mancheranno le tribolazioni provenienti e dai compagni di fede, soprattutto comunque dal mondo che segue vie ben diverse. Potranno anche non mancare persecuzioni, ma Gesù ripete anche a noi quello che diceva agli Apostoli prima di affrontare la passione. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo. Ecco, il mondo non comprende, anzi talvolta deride. Ecco per esempio un giudizio di Nietzsche
sulla nostra fede e sull'invito di Gesù a seguirlo prendendo la croce. Andiamo indietro quindi di molti, molti decenni con quest'autore. Diceva o scriveva: la fede cristiana è fin da principio sacrificio, sacrificio di ogni libertà, di ogni autocoscienza dello spirito e al tempo stesso asservimento e dileggio di se stessi, automutilazione. Per lui l'origine del sacrificio era da individuare nell'avvertire il dovere di saldare attraverso il sacrificio, appunto, un oscuro debito contratto con gli antenati o la divinità. E poi, nel convincere i fedeli sulla necessità del sacrificio, avrebbero avuto un ruolo importante le guide dei fedeli, scriveva. Molti di loro, i preti, hanno sofferto troppo, così vogliono far soffrire gli altri. Si proposero di vivere come cadaveri, di panni neri vestirono il loro cadavere. E sulla stessa linea troviamo Freud, che scriveva: il fantasma sacrificale ha come suo fondamento economico la restituzione di un debito. Nel rito del sacrificio viene offerto all'idolo, idolo con la maiuscola, al Dio onnipotente, agli dèi, il dono di sé, o meglio, la rinuncia a se stessi, affinché il proprio debito possa estinguersi. Il sacrificio serve così a contenere la minaccia sempre possibile dell'irrequietezza insondabile dell'altro, con la maiuscola, e della sua volontà di castigo. Diviene un argine simbolico dell'onnipotenza dell'altro. E potremmo continuare, ma basti dire che la polemica antisacrificale ha degli esponenti ancora ai nostri giorni. E sotto certi aspetti è presente perfino nel mondo cristiano. Non saprei che cosa dire, magari potrei chiedermi se anche Gesù, che è Dio, ecco, se anche Gesù ha offerto il sacrificio di se stesso per calmare allora la propria ira. Comunque, per quanto in questo momento ci riguarda, basti dire che Papa Francesco, numerosissime volte nei suoi interventi, senza preclusioni di sorta, usa la terminologia tradizionale in relazione al sacrificio. Un brano soltanto tratto dall'esortazione Gaudete et esultate, letto in precedenza. Nei processi di beatificazione e canonizzazione si prendono in considerazione i segni di eroicità nell'esercizio delle virtù, il sacrificio della vita nel martirio o anche i casi nei quali si sia verificata un'offerta della propria vita per gli altri, una novità questa, mantenuta fino alla morte. Questa donazione esprime un'imitazione esemplare di Cristo ed è degna dell'imitazione dei fratelli. E seguire Cristo, rinnegando se stessi e prendendo la propria croce, perdere quindi la propria vita per salvarla, può avere innumerevoli espressioni nella spiritualità e santità cristiana. Tante espressioni, mi pare di poter dire, quanti sono coloro che vi si impegnano con serietà. Personalmente, in questo momento, penso all'Apostolo Paolo e a quanto ci ha suggerito questa sera in quel brano che abbiamo letto. E penso ancora a un grande dei primi secoli, Ignazio di Antiochia, che scriveva così ai Romani,
era a Roma per essere dato in pasto alle belve. Non voglio che vi comportiate in modo da piacere agli uomini, ma a Dio, come del resto fatto. Aveva paura che i romani intercedessero per salvargli la vita. Io non potrò mai trovare un'occasione più propizia per giungere al possesso di Dio, né voi potrete associare il vostro nome a un'opera più bella se rimarrete in silenzio, quindi non aiutatemi nel senso che volete voi. Se non parlerete in mio favore, io diventerò parola di Dio. Se invece amerete questa mia vita nella carne, rimarrò una voce qualsiasi. Non vogliate offrirmi di meglio del dono d'essere immolato a Dio, ora che l'altare è pronto. Allora, riuniti in coro nella carità, potrete cantare inni al Padre in Gesù Cristo, perché Dio ha concesso al Vescovo di Siria la grazia di essere trovato in Lui, facendolo venire dall'Oriente all'Occidente. È bello tramontare al mondo per risorgere nell'aurora di Dio. E avvicinandoci ai nostri tempi, penso ad Elisabetta della Trinità, di cui tra qualche istante ascolteremo la preghiera in cui esprime il desiderio intensissimo di uniformarsi in tutto e per tutto a Gesù. E penso a quella nutritissima schiera di uomini e donne della porta accanto che tutti abbiamo incontrato nel nostro cammino e sono stati modelli della sequela del Signore. Grazie per la pazienza che avete avuto nell'ascoltarmi.
siamo dai foglietti del canone, più senso che c'è del male. Santa Elisabetta della Trinità, elevazione alla Santissima Trinità. O amato mio Gesù, crocifisso per amore, vorrei essere una sposa del tuo cuore, vorrei coprirti di gloria, vorrei amarti fino a morirne. Ma sento la mia impotenza e ti prego di rivestirmi di te, di identificare tutti i movimenti della mia anima a quella dell'anima tua, di sommergermi, di invadermi, di sostituirmi a te, affinché la mia vita non sia che un riflesso della tua vita. Vieni in me come adoratore, come riparatore e come salvatore. O Verbo eterno, parola del mio Dio, voglio passare la mia vita ad ascoltarti. Voglio rendermi docilissima ad ogni tuo insegnamento per imparare tutto da te. E poi, nelle notti dello spirito, nel vuoto, nell'impotenza, voglio fissarti sempre e restare sotto il tuo grande splendore. O mio astro adorato, affascinami, perché io non posso più sottrarmi alla tua irradiazione. Ecco, prima della benedizione recitiamo il Padre nostro. Padre nostro che sei in cielo, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.